È arrivato da Firenze anche il presidente del Consiglio regionale Andrea Mazzeo al taglio del nastro di una mostra che omaggia il padre nobile della lingua italiana, grazie al compromesso cromatico che Giuseppe Fanfani ha espresso nelle sue opere. L'iniziativa ha visto la direzione della Fondazione Guido d'Arezzo, che ha sposato in pieno il progetto dell'artista che ha ereditato la passione per i pennelli dallo zio Amintore. Giuseppe Fanfani non ha nascosto la sua emozione. Per l'anno dantesco mi sono sentito inevitabilmente attratto, stimolato da questa esperienza, anche perché da Anime Prave in poi ho dipinto un'altra quarantina di quadri sull'inferno dantesco. Qui ce ne sono metà già pubblicati e metà nuovi, e sono tutti raccolti in un bel catalogo. L'importante è che insomma anche la Fondazione abbia sposato il suo progetto. La Fondazione la devo ringraziare, come devo ringraziare la Fraternità dei Laici per aver accettato subito un progetto di questo tipo e soprattutto per avermi messo a disposizione questi locali che sono veramente splendidi. Quale girone lei sarebbe finito? Oh, in tutti, mi toccherà girarli tutti, ho l'impressione.